Marco Ferrante, siamo qui a Trocezze di Novoli per commentare la decima giornata del campionato eccellenza pugliese, Novoli Galatina con Francesco Indirri. Novoli oggi ha vinto 1-0 con un gol di Giorgetti al fine del primo tempo, Giorgetti ex la partita, assieme a Marasco che è tornato a Novoli dopo 4 anni per lui indimenticabili. Siamo qui con il difensore Francesco Indirri che è tornato invece a Novoli dopo qualche anno di assenza. Sì, appena un anno sono stato lontano dai colori rosso-blu, però era talmente tanta la voglia di rimettermi in gioco e di ritornare che alla fine ci sono riuscito nell'intento. Purtroppo l'infortunio mi ha tenuto lontano e abbiamo superato tutto e arrivano anche soddisfazioni come oggi. Esattamente, ma la più grande soddisfazione che poi è stata questa. In una giornata in cui non si sono segnati tantissimi gol, il reparto difensivo ha retto bene, cosa che nelle giornate non si evidenziava molto. Invece questa volta ho notato che avete tenuto la partita dalla vostra parte con calma e senza ricevere ammonizioni inutili o cadere in nervosismi ingiustificati. Guarda, un'ammonizione l'ho presa io oggi, anche se non, fortunatamente quest'anno e non sto subendo molti cartellini al contrario degli altri anni, però guarda, non sono molto d'accordo perché lui che ci ha seguito sai quanti gol abbiamo preso negli ultimi minuti e la difesa bene o male ha sempre retto, anche se magari poi i risultati non sono arrivati, ma voglio dire, subire gol agli ultimi minuti vuol dire che la difesa non è poi così male. Oggi sicuramente abbiamo raccolto i frutti del lavoro che stiamo facendo settimana per settimana e alla fine è arrivata anche la prima partita senza subire gol, con molto orgoglio da parte mia e da parte dei compagni miei di reparto e non solo, diciamo, anche i centrocampisti, perché quando non si prende gol non è solo merito della difesa ma di tutta la squadra. Come avevi già accennato, già dalla partita scorsa con Cerignola si erano visti dei progressi molto evidenti. Proiettiamoci verso il prossimo turno, ancora qui in casa, contro l'Altamura, composto da alcuni giocatori che l'anno scorso sono stati a Gravina. L'Altamura, non solo quest'anno, come tutti gli anni, è una squadra molto attrezzata, ma noi sinceramente non abbiamo nessun timore reverenziale verso questa corazzata, diciamo, anche perché, voglio dire, non più di 15 giorni fa abbiamo battuto il Barletta in casa, altra corazzata del campionato, quindi non abbiamo paura di nessuno. Siamo andati a Cerignola domenica scorsa, abbiamo perso una partita al 90esimo dopo esserci difesi alla grande, quindi sì, l'Altamura è una squadra molto attrezzata, ma noi l'andremo ad affrontare con tanto coraggio, diciamo. Con questo spirito io vi saluto, vi rimando appuntamento alla settimana prossima per il Novoli Altamura, undicesima giornata dell'eccellenza pugliese da parte di Marco Ferrante, appunto, su del Novoli anche su Facebook e su Instagram. Grazie. Ghiralo! Grazie.